Ascolta, Tom. Ho un lavoretto delicato da affidarti. Non conosco nessuno che possa farlo meglio di te. Sei un buon guidatore e hai esperienza. Beh, per farla breve, domani le auto migliori si affrontano nel circuito qui in città. E io ho scommesso su un ragazzo che era il favorito fino ad ora. L'ho un po' aiutato nella carriera. Mi piacciono le auto veloci, ho pensato che era il caso di rifarmi un po' di quell'investimento. Mi capisci? E adesso Ralph viene a dirmi che è arrivato un europeo che ha un'auto che vince sicuro. Ralph se ne intende di auto, le conosce bene. Ma per il resto è un vero coglione. Non poteva dirmelo prima che scommettesse sul ragazzo. E poi che accidente ci fa qui, uno nato Dio sa dove? Queste sono corse americane. Io e il consigliere stavamo pensando che cosa fare, perché molti dei ragazzi hanno scommesso come me e certo non sarebbero felici di perdere i loro soldi. E che figure ci farei io? Da vecchio scimunito, Tommy, non lo posso permettere. Io e il consigliere stavamo pensando che fare. Se gli succedesse qualcosa, non mi piacerebbe, non sarebbe sportivo e non mi godrei la vittoria. Così Ralph mi ha detto che conosce un sorvegliante al garage dell'autodromo. Stanotte andrai lì e porterai l'automobile di quell'europeo da un meccanico. Uno che sa il fatto suo con queste macchine. Ci darà un'occhiata e una sistematina. Non appena ha finito il lavoro, la riporti indietro. È importante che l'auto torni al suo posto prima che qualcuno se ne accorga. E che non ti salti in mente di fare incidenti o farti beccare dagli sbirri. Ci siamo capiti? Sì, capo. Se ci riesci, ovviamente, ti beccherai una parte della vincita. Ora va. Ralph ti fornirà i dettagli. Tom, il tempo stringe. Non è il momento di parlare. Scusa, Tom, ma ora sono davvero peso. Ciao, Ralph. Sai qualcosa del lavoro di stanotte? Certo, Tommy. Devi andare all'autodromo e recuperare quell'automobile. Lì lavora il mio amico Bobby. Vai sul retro e lungo la strada trovi la guardiola. Di a Bobby che ti mando io. E lui ti porterà la macchina. Siamo già d'accordo. E poi? Devi portarla al garage del mio amico Luca Bertoni. Sta a Newark, sotto il Giuliano Bridge. Le darà un'occhiata e una sistematina. Poi riportala indietro. Sembrerebbe uno scherzo. Ma devi finire entro l'una e un quarto, quando cambia la guardia. Nessuno deve sapere che la macchina è stata spostata durante la notte. Non deve esserci nemmeno un graffio sopra. E cerca di non farti beccare dagli sbirri, eh? E come ci arrivo? Ciao, Ralph. Sai qualcosa del lavoro di stanotte? Certo, Tommy. Devi andare all'autodromo e recuperare quell'automobile. Lì lavora il mio amico Bobby. Vai sul retro e lungo la strada trovi la guardiola. Di a Bobby che ti mando io. E lui ti porterà la macchina. Siamo già d'accordo.
E poi? Devi portarla al garage del mio amico Luca Bertoni. Sta a Newark, sotto il Giuliano Bridge. Le darà un'occhiata e una sistematina. Poi riportala indietro. Sembrerebbe uno scherzo. Ma devi finire entro l'una e un quarto, quando cambia la guardia. Nessuno deve sapere che la macchina è stata spostata durante la notte. Non deve esserci nemmeno un graffio sopra. E cerca di non farti beccare dagli sbirri, eh? E come ci arrivo? Non ho mai visto prima questa serratura. Non riuscirò a entrare. Beh, mi è arrivato qualcosa di nuovo. Rubarne una non è niente di che. Sta a vedere. Basta infilare un pezzo di cavo qui dentro, girare un po' e una volta dentro collegare questi due cavi. Bene, non dovrebbe essere un problema. Grazie, Ralphie. E non risparmiare benzina, Tom. Salve, devi essere l'amico di Ralph. Esatto. Andiamo con la tua auto. Entra e vai verso il garage.
ci siamo, amico. Su, non abbiamo molto tempo. Ok, è questa? Sì, ma stai all'occhio. Non devi farci nemmeno un graffio. E cerca di evitare gli sbirri, questo gioiellino è facilmente riconoscibile. Capito. Tra circa mezz'ora arriva l'altro guardiano, perciò devi tornare per tempo, amico. E fai attenzione, questa va veloce. Forse è la macchina più veloce del mondo, chi lo sa? Certo, Bobby, nessun problema. Farò tutto nel giro di mezz'ora. Ehi, vieni da parte del signor Salieri, giusto? Sono Luca Bertone. Io sono Tom. Dicono che tu sai mettere la museruola a questa bestia. Ah, credo di sì. Beh, è meglio che ti dai da fare, abbiamo solo 27 minuti. Non è molto.
Ma vediamo che si può fare. Puoi farti un giro. Ehi, come procede? Ho appena finito. Puoi andare? Ma ti conviene sbrigarti? Non funziona più bene come quando sei arrivato. Grazie. Il signor Salieri apprezza il tuo lavoro. Certo, mandagli i miei saluti. Se dovesse aver bisogno di qualcos'altro, sono a disposizione. Ho puntato sul suo stesso pilota. Vedo che ce l'hai fatta, amico, e l'automobile non ha neanche un graffio. Grazie, Bobby. Era davvero la macchina più veloce del mondo. Sicuro, è una fortuna che tu ci sia riuscito. Ho scommesso anch'io sull'auto del Don. Pare che l'abbiano fatto in molti. Ci ho scommesso io e tutti quelli del vicinato. Beh, immagino che conti anche il pilota. Certo, beh, non ti trattengo. Buonanotte. Notte, Bobby, e grazie per l'aiuto.